Il committente esponeva all'artista i suoi desideri, i suoi fantasmi. Cosa avrebbe voluto vedere nel quadro il pittore dal canto suo, con l'esperienza pittorica, con la cultura artistica e con le fantasie? Informava il committente circa le diverse alternative tecniche o estetiche e circa le diverse prospettive di esecuzione. In queste discussioni, le idee e le proposte, in un primo tempo informi e confuse, gradualmente prendevano consistenza e venivano mano a mano precisandosi sempre di più. È da notare che su 26 clausole, ben 14 fanno esplicito e rispettoso riferimento alla libertà creativa dell'artista, con formule del tipo «Se l'on qu'il sembler a mieux audi maestre enguerrand», oppure «Se l'on David du Dieu et maestre enguerrand», oppure «Alors donnez du Dieu maestre enguerrand». Alla clausola 25 è detto che l'Edit maestro in guerra sic monstrera tu le sachance e la saint-trinité en etten la Benoît Vierge Marie et du demorant selon sa coscience. Secondo come sembrerà meglio il suddetto maestro in guerra, secondo il parere del suddetto maestro in guerra. Secondo le direttive del suddetto maestro Enguerrand, il suddetto maestro Enguerrand mostrerà tutta la sua scienza nel campo della Santa Trinità e della Benedetta Vergine Maria e tratterà la materia secondo coscienza. Formule che esplicitamente garantivano all'artista ampi spazi di autonomia e di fantasia non venivano ripetute quando non avrebbero avuto senso. Ad esempio, nella clausola 12 espresso il desiderio del committente che Ducos de Soleil Cauchin, nella parte in cui il sole tramonta a occidente, avrebbe dovuto apparire la città di Rome, la Cité de Rome, mentre sul lato opposto avrebbe dovuto essere rappresentata la città santa di Gerusalemme. Il prefet del coronamento della Vierge fu scoperto dall'abate Requina alla fine dell'Ottocento e pubblicato nel 1899. Il dipinto è su tavola di noce, o forse di quercia, di 183 cm di altezza per 220 cm di larghezza e si trova al Museo di Villeneuve-lès-Avignon. Questo museo possiede un vero gioiello, il coronamento. Si tratta di una ricchezza immensa, non solo per il museo e per la graziosa e integra serena cittadina provenzale di Villeneuve, ma per l'umanità intera. Villeneuve si trova in faccia ad Avignone, al di là del Rodano. Un tempo, per passare da una città all'altra, si attraversava il ponte Benezé, scusate, celebrato dai poeti, dai trovatori, dagli chansonnières. Nel XIV secolo Villeneuve era forse dopo Parigi una delle più importanti città di Francia. Era comunque la città preferita del grande re di Francia Philippe le Bel, che molti ricordano per lo schiaffo di Anagni a Bonifacio VIII. Filippo dedicò la sua vita a realizzare un sogno che sembrava impossibile, quello di creare uno Stato libero, svincolato, non soggiogato, non subalterno alla Chiesa di Roma. Insomma, diremmo oggi uno Stato laico, lo Stato occidentale moderno. Filippo aveva circondato la città di poderose mura e di torri maestose, una delle quali si ammira ancora oggi, la Tour de Philippe le Bel. In cima alla collina aveva fatto costruire un magnifico castello di cui oggi restano le famose rovine, le maestose rovine, portate da anelli degradanti, di mura e di inespugnabili contrafforti. Avignone era la città dei papi, ma Villeneuve era la città del re di Francia. Filippo, dalle sue torri, dominava l'intera pianura della Rodano e guardava dall'alto la città della cattività avignonese. Cosa
Come prescriveva il contratto, la tavola viene dipinta con colori ad olio, o meglio, con uscire d'uovo ed olio. Viene essa una grande abbondanza di colori preziosi, l'oro fino e brunito per il fondo del cielo, l'azzurro d'acre per il manto della Madonna e per i volti e le ali degli angeli cantori. Il quadro è la rappresentazione di dantesca grandiosità dell'intero universo, dall'inferno al paradiso. È la compiuta illustrazione dell'immaginario tardo medievale, dell'autunno del Medioevo, espresso però con la sensibilità del moderno umanesimo fiammingo. È una delle più riuscite sintesi tra la cultura nordica e la cultura meridionale, poiché la raffigurazione dell'insieme e l'analisi dei personaggi, pur conservando il rigore della suprema arte fiamminga, è resa più morbida e più dolce per la diffusa presenza di una luminosità tutta provenzale. Il dipinto è diviso in tre parti orizzontali. Nella fascia inferiore di circa 20 cm è rappresentato il mondo degli inferi, che appare diviso in due parti. A sinistra il purgatorio, a destra l'inferno. Più su, per una fascia alta all'incirca 40 centimetri, si trova il mondo dei vivi, la terra degli uomini. L'Occidente è simboleggiato dalla città di Roma e l'Oriente dalla città di Gerusalemme. Più su ancora, per tutta la fascia più ampia, di circa 60 centimetri, si ammira il cielo dei santi, degli angeli, della Madonna incoronata e dell'Eternità. Sul lato destro è dipinta la disperazione dell'inferno, diavoli, fiamme, peccatori, atroci torture. Un diavolo cornuto strappa la lingua ad alcuni dannati, bestemmiatori o bugiardi. Le lingue strappate vengono brustolite su una griglia, mentre un altro diavolo attizza attizza il fuoco con un soffietto. Un dannato cerca di scappare e un diavolo lo trattiene per le caviglie, mentre la testa del dannato si trasforma in quella di un coccodrillo. Questo diavolo è davvero straordinario, è stilizzato, non ha corpo, è come fosse un essere uscito da un incubo o un insetto di fil di ferro. Le frustrazioni dei lussuriosi, i tormenti dei ghiottoni, i suicidi obbligati. Scusate. Obbligati a ripetere il loro gesto per l'eternità, sono rappresentati con crudezza. Al centro dell'inferno, attorniato da diavoli che trattengono i dannati tra le fiamme, tronca un gigantesco orrido Belzebù. E Guerandi diede corpo ai mostri, alle paure, alle superstizioni della sua infanzia, attingendo alla cultura nordica del buio e del freddo. Non poté non aver tratto ispirazione dall'inferno dei giudizi universali, delle miniature fiamminghe, o non aver pensato al giudizio universale di Roger van der Weyden, capolavoro dell'Hôtel Dieu di Beaune. Oppure al caotico inferno del giudizio universale di Jan van Eyck, Metropolitan Museum di New York.